Bonaiuti, economista, insegna all'Università di Torino. È tra i fondatori dell'Associazione per la Decrescita. E nel tuo ultimo libro, che si chiama La grande transizione dal declino alla società della decrescita, ci dai una lettura della crisi. Oggi molti economisti, studiosi parlano di crisi, no? Il termine è anche abusato, si è arrivati in qualche modo a capire che si tratta di una crisi che durerà, di una crisi, come si dice, non congiunturale. Si è arrivati soprattutto nei nostri ambienti, no? A capire che quella che abbiamo di fronte è una crisi che coinvolge diverse dimensioni, no? Non solo una dimensione puramente economica, ma ovviamente una dimensione sociale molto grave, disoccupazione, ingiustizie, liquefazione quasi dei legami sociali, conflitti, ma anche ovviamente una crisi ecologica molto seria. Quella che abbiamo di fronte non è una crisi come le altre, non è un qualcosa che preluda, come tutti ovviamente i media ci raccontano, a una soluzione, a una fuoriuscita, no? Che in qualche modo ci consente di ritornare alla situazione precedente, ma è un processo di declino di tempo lungo dell'Europa, della civiltà occidentale in generale e ovviamente anche e soprattutto di questa piccola Italia. Questo per me è molto importante perché, come dire, la cornice dei rendimenti decrescenti, la cornice evolutiva che ho cercato di tracciare nel mio libro, come dire, cambia, direi, alla radice la lettura della situazione e quindi anche le proposte di intervento, no? Il modo stesso con cui ciascuno di noi può immaginare la propria strada per fuoriuscire appunto da questa situazione. Lo dico con una battuta, no? Tutto l'immaginario che sta attorno, credo, no? Una figura come Renzi, qual è se non quella di dare, come dire, no? Forse più di altri, una lettura tutto sommato positiva, no? della situazione, una speranza di ritornare alla crescita, no? Di ritornare al mondo che era negli anni 80-90 e, no? In qualche modo riuscire a recuperare, no? L'Italia deve ritornare ad essere competitiva, eccetera. Questa cornice è esattamente quella che, dal mio punto di vista, ci impedisce di uscire dalla situazione in cui siamo, no? Dobbiamo abbandonare questa cornice, capire che quello che abbiamo di fronte è un processo progressivo, no? No, il declino dell'Italia non è appunto una questione legata alla congiuntura, è un processo di trasformazione di tempo lungo e la cosa fondamentale è capire che le cose stanno così e a partire da questo reinventare, diciamo, le possibilità di soluzione. Ovviamente il discorso è molto complicato, ma decrescita per me significa oggi innanzitutto capire la cornice evolutiva in cui ci troviamo. La prima cosa che direi è semmai domandarsi come mai è stato possibile pensare che l'economia non fosse sottoposta alle leggi della natura, alle leggi della fisica e in particolare ovviamente al secondo principio della termodinamica. Questo è un discorso che ci porterebbe lontano, ovviamente ha a che vedere con la divisione dei saperi, col fatto che l'economia nell'Ottocento soprattutto è diventata una scienza autonoma e che ha pensato di potersi pensare indipendentemente, insomma, no, dai fondamenti fisici e biologici. Per quale motivo l'economia è soggetta a leggi della termodinamica? Ma perché qualsiasi attività, qualsiasi processo di trasformazione, no? Perché questo poi è fare economia, prendere delle cose, trasformarle
e cercare con questo di creare un valore, insomma. E ogni processo di trasformazione richiede energia, richiede calore, e questo calore ovviamente si disperde, e una volta disperso non può più essere recuperato, no? Quindi la vita stessa è la vita di ciascuno di noi, di ciascun animale, no? È in quanto tale, in quanto esseri viventi, esseri biologici, è sottoposta alle leggi della termodinamica, e ancora di più ovviamente processi che coinvolgono strutture enormi, no? Come può essere, che ne so, la produzione di automobili o di mais o di animali per l'allevamento intensivo per il consumo di carne. Tutti questi sono processi fortemente entropici che impattano significativamente sulla natura e sui fragili, no, equilibri dell'ecosistema. E questo è davvero un passaggio, come dire, di visione del mondo, no? Nel senso che immaginare la nostra vita, le nostre attività, non solamente economiche, come un qualcosa che si svolge, come dire, all'interno di limiti, no? All'interno di soglie che, per quanto difficili da determinare, alle volte in movimento, ci sono, no? E ci sono per qualsiasi processo, oserei dire, no? E, sia in ambito fisico che in ambito biologico che in ambito sociale, no? Esistono delle soglie, quindi esistono, come dire, processi, strutture che hanno una misura giusta, no? Una scala giusta, e a quella scala tutto funziona bene. Quando si raggiunge o si supera quella scala, si raggiungono dimensioni enormi come sono oggi le imprese di produzione, ovviamente ancora di più le strutture finanziarie che le controllano, ma ovviamente anche così, insomma, le grandi burocrazie, le grandi amministrazioni, il gigantismo, no? A cui siamo purtroppo sempre più abituati. Anche, ebbene, l'Unione Europea, secondo te? Anche certo, anche in qualche misura queste megastrutture europee, tutto questo è al di sopra dei limiti, no? Non ha una misura giusta, quindi ritrovare la giusta dimensione, il limite è il fondamento, direi, della visione a cui noi ci ispiriamo. Una cosa che mi sembra importante sottolineare è che comunque la tecnologia non è un processo, come dire, continuo, no? In qualche modo l'immaginario dominante oggi tende, così sottoponendoci a continue, no, innovazioni, tende a farci pensare che l'innovazione sia un processo sostanzialmente continuo e che quindi vada semplicemente incrementato, accelerato, favorito. Non è così. Le innovazioni sono molto diverse tra loro, seguono processi di tipo ciclico. E come diceva Giorgesco con una frase che credo rende l'idea, esistono alcune innovazioni che hanno un carattere prometeico, cioè aprono completamente nuovi scenari, nuovi spartiacque entropici addirittura, no? Per esempio con la rivoluzione legata alla macchina a vapore prima e poi al motore scoppio, eccetera, no? Si sono aperti nuove fonti di energia, no? Il carbone appunto prima, il petrolio poi, che hanno aperto a cascata delle vere e proprie rivoluzioni, con tutta una serie ovviamente di innovazioni accaduta. E, però ecco, appunto, le innovazioni prometeiche, innovazioni di questo genere non accadono tutti i giorni, no? Lui riteneva che nella storia dell'umanità solamente due o tre cicli di innovazioni potessero avere questo carattere di aprire completamente nuovi scenari. Perché poi che cosa accade? Che quando diciamo così, una tecnologia raggiunge la sua maturità, no? La sua
e quindi se vogliamo un picco di efficienza e di diffusione, se vogliamo, anche sul mercato. Ebbene, da un certo punto in poi comincia a costare sempre di più, per esempio, la materia di cui si nutre, e comincia quindi un ciclo di, appunto, se vogliamo, il raggiungimento di un picco, di una sorta di maturità, e poi dopo un declino, no? Quindi ciascuna innovazione va vista come un processo ciclico piuttosto che come un processo lineare, e ha una fase di espansione, ha una fase di maturità, segue necessariamente una fase di declino. Mi piaceva l'immagine, l'esempio dell'apologo delle pizze, non so se lo vuoi introdurre subito. Questo ci ritorna, ci riporta al discorso, un po' al discorso di prima, su complementarietà e invece sostituibilità delle innovazioni. Ma sì, l'esempio è, può essere delle pizze, può essere illuminante, cioè l'idea è che se vogliamo produrre più pizze non possiamo semplicemente con un forno, no, tecnologicamente più avanzato, oppure due cuochi al posto di uno, ridurre la quantità di farina o di pomodori, no? È chiaro che se vogliamo fare più pizza abbiamo bisogno di più farina, di più pomodori e di più energia, anche se abbiamo un forno tecnologicamente avanzato o due cuochi al posto di uno. Questo ci fa capire molto bene come, rispetto soprattutto a certe risorse fondamentali, a certe materie prime fondamentali, l'innovazione tecnologica comporta comunque un maggiore impatto sull'ecosistema, una maggiore, diciamo, quantità di materie prime, di materia e di energia, piuttosto che non il contrario. E poi soprattutto, questo è un aspetto che spesso non si coglie, la maggiore complessità della tecnologia comporta in generale un maggiore impiego di energie e di risorse. Fare cose più complesse difficilmente si riesce a fare con meno energia e con meno materia. No, il tentativo che io faccio nel libro di portare anche dei dati, insomma, no? Delle evidenze empiriche piuttosto consistenti su un processo di declino, o più precisamente di rendimenti decrescenti, che si sta manifestando in vari ambiti, quindi a partire da quelli più legati alla natura fisica, diciamo, dei processi, quindi appunto l'agricoltura, ovviamente, innanzitutto l'energia, sull'energia è molto evidente, come per esempio negli anni, diciamo, dell'abbondanza, no? Che sono stati in Occidente essenzialmente i primi decenni del secolo, gli anni 20, gli anni 30, l'energia era, ovviamente l'energia che proveniva essenzialmente dal petrolio, era estremamente abbondante. Questo significa che, per dare una misura, era possibile con diciamo un barile di petrolio, con l'energia impiegata per estrarre il petrolio, con un solo barile se ne ottenevano 100 in cambio. Oggi siamo attorno a 1 a 15, no? Sia ovviamente il petrolio, ma anche il carbone, tutte le altre, diciamo, materie prime da cui traiamo la nostra, come dire, forza motrice, hanno oggi costi molto più alti. Oggi ovviamente c'è molta retorica sull'innovazione tecnologica, ma se pensiamo ad alcune cose anche abbastanza banali, come per esempio la velocità di spostamento dei nostri mezzi, pensiamo all'aereo per esempio, no? Negli anni 50 i nostri aerei a reazione grosso modo sorvolavano gli oceani alla stessa velocità degli aerei attuali. Questo in realtà ci dice una cosa che è molto più potente di quella che io ho cercato di dimostrare nel libro, e cioè ci dice che non c'è più incremento di velocità. In realtà quello che ho voluto dire è semplicemente che questi incrementi sono andati rallentando, e questo lo possiamo vedere anche nella, diciamo,
per quanto sia difficile ovviamente da misurare, ma c'è una certa evidenza del fatto che per esempio la stessa ricerca scientifica, la stessa innovazione scientifica non procede più ai ritmi d'inizio secolo, non procede più. Cosa significa? Non significa che non si inventano più cose, ovviamente si inventano un sacco di cose, ma queste cose producono benefici molto più limitati e comportano costi di realizzazione invece molto maggiore. Quindi il rapporto, no, che a noi interessa, questo significa rendimenti decrescenti, che in generale le cose che vogliamo ottenere attraverso le trasformazioni tecnologiche comportano incrementi di benessere, se possiamo dire così, no? Di qualità della vita sempre più piccoli e costi sempre più grandi. Il punto è che nessuna società può continuare all'infinito in un processo in cui ciò in cui investe le proprie risorse fondamentali restituisce sempre di meno e costa sempre di più. La decrescita, dice spesso Latouche, credo abbia ragione, non è una formula, è una matrice di possibilità, questo è importante, per cui quello che accadrà ovviamente nel Texas piuttosto che in Grecia o in Cina è ovviamente molto diverso e le strade che quindi, no, diverse, diciamo così, società, no, in qualche modo seguiranno in questo percorso, in parte, dal mio punto di vista inevitabile, sarà ovviamente molto diverso, non possiamo racchiuderlo in una formula magica, questo è importante sottolinearlo. Tuttavia è chiaro che dal mio punto di vista decrescita significa in qualche modo muovere verso questo progetto di una società in qualche modo sostenibile, no? Quindi che abbia un bilancio ragionevole nelle proprie relazioni con la natura da una parte e che ovviamente risolve alcune delle contraddizioni, diciamo, che appaiono invece insanabili nella società della crescita, che sono poi ovviamente in qualche modo le contraddizioni legate all'accumulazione capitalistica. Fino a quando non si interpretano in qualche modo, diciamo, non si giunge a una qualche rappresentazione condivisa, se posso azzardare un'espressione così coraggiosa, nel tempo della frammentazione, no? Non si giunge a una qualche rappresentazione condivisa della situazione attuale, non si possono immaginare evidentemente soluzioni che non vadano in conflitto l'una con l'altra, perché è possibile che soprattutto le parti più periferiche del sistema siano quelle che per prime in qualche modo si sganceranno, già lo stanno facendo, già in alcuni territori segni di questo tipo sono molto chiari, diciamo si sganceranno dal sistema economico globale e tenteranno loro strade. Io sono abbastanza convinto che lo stallo attuale, la situazione attuale sia legata essenzialmente a un'incapacità, innanzitutto ovviamente delle istituzioni dominanti, di leggere la situazione e di agire in modo appropriato, piuttosto che a una mancanza di strumenti o di diciamo soluzioni tecniche. È chiaro che noi vivendo in una società del lavoro, in una società di mercato e in una società del lavoro, concepiamo il lavoro nei termini, appunto, come dicevi, di un mercato del lavoro, no? In cui ovviamente se qualcuno non domanda quello che noi siamo disposti ad offrire su questo mercato, è un problema molto grosso, insomma. E io credo ancora una volta che per affrontare correttamente la questione del lavoro, la stessa parola lavoro probabilmente andrebbe messa in discussione, perché non è difficile pensare
qualcosa di completamente diverso, un po' come noi pensiamo, utilizzando la stessa parola che ovviamente, no, per più di un secolo ha caratterizzato il lavoro per quello che oggi appunto è, cioè appunto un lavoro salariato più o meno precario, ma in cui appunto si dà una prestazione in cambio di denaro. Questa cosa qui, secondo me, può anche in una certa misura rimanere, no? Non è che noi pensiamo a una società in cui non esiste più il mercato, questo sarebbe, credo, abbastanza assurdo, no? Cioè non deve essere il mercato il cuore della società, questo è anche il discorso, no, di Polanyi. Può essere un utile strumento, diciamo così, per scambiare alcuni beni, alcuni servizi. Il fatto che però non esista un'alternativa a questo fa sì che ovviamente le persone siano disperate, no? Si può forse usare questa parola, perché non riescono ad immaginare se stessi al di fuori del lavoro per come è stato concepito, del mercato del lavoro. È chiaro che quando non si riesce più a stare al passo con la competizione, a fare profitto nelle forme tradizionali, ci si arrangia in vario modo, no? Questo è quello che accade nel sud del mondo, in forme di economia grigia, di economia informale, ed è anche quello che sta accadendo nei paesi occidentali. Oramai in Italia, questo non lo si dice, ma su 4 milioni mi pare all'incirca di imprese, l'80% di queste non è più in grado di fare profitti. Cioè questo significa che l'80% delle imprese italiane sono ormai imprese no profit loro malgrado, no? C'è una piccola parte di imprese che continua a produrre, esportare sui mercati internazionali, e quelle continueranno a farlo, e ovviamente non siamo preoccupati per loro, no? Ma per le altre, no? Per il grosso della piccola media impresa italiana, che è poi un'impresa spesso familiare, domestica quasi, no? Che oramai non ci sono più margini. Allora è chiaro che queste sono persone che non stanno più svolgendo un'attività economica allo scopo di un profitto, no? Di un utile, di una crescita, come presuppone la teoria economica tradizionale, ma che evidentemente stanno in qualche modo cercando di dare un lavoro ai propri figli, di mantenere un minimo di fedeltà a una propria storia, a certi valori. Ebbene, ecco, questo già ci dice che c'è tutto un mondo economico che sta chiedendo delle risposte di senso, no? Cioè qual è il senso della mia attività, e ovviamente anche trovare il modo per campare, no? Io credo che l'economia solidale, tutto il mondo, diciamo, che ha già prodotto anche una quantità di esperienze, di testimonianze, no? Le banche del tempo, la finanza etica, i gas, le reti di economia solidale in Italia, i distretti, tutta questa galassia che ancora fa una fatica enorme appunto a produrre lavoro, però ha una risposta di senso alle realtà economiche che invece hanno delle competenze, se vogliamo, anche tecnologiche, delle conoscenze più ovviamente raffinate, ma che non sono più in grado di produrre profitto. Allora tutto questo mondo deve evidentemente, come dire, in qualche modo forse mescolandosi, no? e dando luogo probabilmente a degli ibridi anche che ancora non conosciamo, consentire risposte di vita, ecco, concludo, no? Consentire risposte spendibili per i giovani, per le persone che non hanno più un lavoro nel mercato tradizionale, ma che abbiano in qualche modo un senso diverso, che è ovviamente il senso del mantenimento del bene comune, attraverso relazioni di reciprocità e quant'altro, che non ha più come scopo il profitto, ma che consente ugualmente di fare economia. Questa è un po' la grande sfida, soprattutto nei contesti occidentali, ovviamente anche affiancata a una qualche permanenza del mercato inteso in modo più o meno tradizionale, e anche del settore pubblico, che ha ovviamente delle funzioni che sono diverse sia da quelle, diciamo, del mercato che da quelle dell'economia del bene comune, dell'economia solidale, come la si vuole chiamare. Io credo che in qualche modo una combinazione nuova di questi tre elementi, in cui il mercato e la crescita però non hanno più una dimensione centrale ma solamente una dimensione subordinata, possa essere, diciamo, una via
per pensare davvero un'economia diversa che possa, diciamo così, funzionare in un contesto che non è più un contesto di crescita. Siamo di fronte a un, direi, inevitabile anche qui assottigliamento del settore pubblico come capacità perlomeno di intervento nell'economia, e quindi ovviamente questo ci porta dritto a ripensare il ruolo, diciamo, del welfare, no? Ovviamente a fianco alle altre sfere di cui ho parlato, quindi per esempio un welfare che sia sempre più, diciamo, una sorta di welfare di comunità, cioè un welfare che sia più leggero ovviamente negli apparati, ma in qualche modo più vicino ai cittadini, capace in qualche modo di utilizzare la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione, no? Nell'autogestione di alcuni servizi da una parte, garantendo però invece, no, alcuni diritti fondamentali e alcuni livelli minimi, no? Per esempio sarei favorevole all'introduzione di un reddito minimo di cittadinanza. Mi sembra che in questo contesto, in questa cornice, la cosa sarebbe sicuramente positiva, perché da un lato libererebbe una generazione dalla paura, dalla precarietà, no? Liberando energie e forza creativa, e dall'altra non è vero che costerebbe l'impossibile. Gli strumenti ci sono, come credo sia stato dimostrato. L'espressione beni relazionali io non la uso più, l'ho usata effettivamente, non la uso più perché nasconde un ossimoro, no? Cioè, da una parte i beni, cioè cose che vengono scambiate sul mercato, dall'altra le relazioni, parliamo di relazioni invece, preferisco parlare di relazioni, quindi di economia delle relazioni o di economia solidale come qualcosa che diciamo è distinta dal mercato, no? In qualche modo si muove secondo altre logiche, anche se può avere ovviamente degli interscambi con il mercato e in qualche misura offrire anche, perché no, dei servizi che vengono remunerati anche in moneta. Credo che sia come un po' ci ha cercato di dire, insomma, tutto questo del ruolo del mercato, dell'economia solidale, eccetera, un tema che vada affrontato con senso anche pragmatico, quindi essere capaci anche, diciamo, al compromesso sul terreno, diciamo, sulla pratica quotidiana da parte di queste realtà, avendo però ben chiare quali sono, possibilmente ben chiare, quali sono gli obiettivi di fondo. Per noi l'obiettivo di fondo è comunque quello di una fuoriuscita da un'economia della crescita e dell'accumulazione attraverso il mercato, quindi utilizzando altri, per noi si deve utilizzare fondamentalmente altri strumenti in un'altra cornice istituzionale. Questo non significa che anche le imprese possono avere, appunto, le imprese tradizionali possono comunque continuare ad esistere, ad avere un loro ruolo e ad interagire in modi nuovi, anche creativi, con questo nuovo mondo, diciamo, che sta sorgendo. Moltissime persone oramai vivono vendendo qualcosa, no? In parte, magari non lo dicono, magari fanno la spesa al discount piuttosto che, ma non fanno il salto di, diciamo, paradigma, no? Pensando di entrare o di costruire un'economia altra. Questo è quello che sta bloccando anche lo sviluppo delle reti di economia solidale, perché non riescono ad avere una domanda sufficiente, no? La gente magari compra una volta il caffè in un gas, no? Nella bottega del commercio equo, ma poi non dà continuità. Ovviamente questo blocca, diciamo, no? La crescita e, come dire, la possibilità che queste realtà, da realtà di nicchia, diventino qualcosa, no? Di anche evidente rispetto, no? al senso comune, e quindi poi diventino effettivamente un'opportunità
anche economica concreta di vita, in cui le persone possono spendere il proprio lavoro, appunto veicolare, no, le proprie spese, i propri consumi in maniera consistente. E tutto questo sono problemi molto concreti che stiamo anche studiando, cercando di capire quali possono essere, diciamo, delle soluzioni concrete.